Giovedì 17 settembre 2015, io sono Andrea Baldeschi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. È stato approvato ieri dal Consiglio della Regione Lombardia l'emendamento alla legge sul turismo proposto da Lega Nord. La nuova legge prevede l'esclusione dai bandi di tutte le strutture ricettive alberghiere che abbiano negli ultimi 3 anni fatto una qualunque attività che non rientri strettamente in quella alberghiera, compresa l'accoglienza ai richiedenti asilo. La proposta iniziale della Lega chiedeva per le strutture che offrivano accoglienza sanzioni dai 5 ai 10 mila euro e la sospensione dell'attività dai 6 ai 12 mesi. Ma in mancanza di un accordo fra la maggioranza di centrodestra si è giunti ad una nuova formulazione. L'emendamento, tuttavia, non sarà osservato nel caso di calamità naturali, incidenti di particolare rilevanza o specifiche richieste emesse dalle autorità. Dopo l'appello lanciato dal comune nei giorni scorsi, sono già 50 le famiglie che hanno deciso di ospitare nelle proprie case i profughi arrivati a Milano nelle ultime settimane. L'iniziativa Case Solidali, presentata dall'assessore servizi sociali Pier Francesco Maiorino, ha ancora la necessità di vedere limati alcuni dettagli legali, ma ormai sta prendendo sempre più corpo. Per chi volesse rendersi disponibile a partecipare all'iniziativa, l'indirizzo mail del comune a cui rivolgersi è casesolidale@comune.milano.it. Milano è stata candidata all'Access City Award 2016, il premio per la città europea più accessibile alle persone con disabilità. La candidatura arriva dopo 50 milioni di euro spesi per l'abbattimento di barriere architettoniche e 43 milioni annuali di servizi di assistenza, oltre alla realizzazione del sito Expo Facile per agevolare la visita di Expo ai disabili. Proprio questo sabato si terrà all'Università Cattolica il primo convegno internazionale sulla disabilità e le nuove tecnologie per rendere più accessibile l'esperienza formativa. Il celebre negozio milanese 10 Corso Como, fondato da Carla Sozzani, sorella della direttrice di Vogue Italia, rischia il fallimento. Si è svolta ieri, infatti, presso il Tribunale di Milano l'udienza riguardante il contenzioso tra Equitalia e la società 10 SRL. Equitalia, nelle scorse settimane, aveva presentato un'istanza di fallimento della 10 SRL, sostenendo che la proprietaria del concept store dovesse versare 4,67 milioni di euro di tasse non pagate, oltre 4 milioni per debiti scaduti e il resto per contributi e sanzioni legate ai mancati pagamenti. Il giudice Filippo D'Aquino ha momentaneamente rinviato la decisione del tribunale sul futuro del negozio, in vista di un possibile accordo fra Equitalia e la società proprietaria, accordo che potrebbe chiudere la vicenda evitando il fallimento della società. Per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, ci vediamo domani mattina con una nuova puntata di Good Morning Milano.